Nicolò. Ciao. Grazie mille per essere qui. Allora, iniziamo questa intervista. Di solito chiediamo all'intervistatore di fare un check per noi, per iniziare. Check. Grazie. Allora, per scioglierci, hai voglia di cantarci una canzone, ma senza cantarcela? Tanti auguri a te. È il mio compleanno venerdì prossimo. Auguri, non si fa in anticipo, però vabbè. Perché sei qui al forum e cosa fai nella tua azienda? In azienda io mi occupo della comunicazione, del digital marketing. Siamo un'azienda tedesca, noi siamo una filiale italiana. E quindi niente, mi occupo di tutto quello che è la comunicazione digital. Bene. Senti, volevo chiederti questa cosa, dove eri a 20 anni? Urca. A 20 anni studiavo, facevo international business, studiavo marketing e stavo bene, mi divertivo, avevo... il mio pensiero era studiare quello che mi appassionava e divertirmi, devo dire che non mi è andata male. Non ti è andata male per niente. Fortunatamente oggi faccio quello che mi piaceva, per cui... Senti, se potessi esprimere un desiderio adesso, un desiderio cosa adesso? Allora, è quello che ho scritto ieri. Ieri c'è stato un workshop per quello Balance con una Simona. Persona. Sì, esatto, sì. Quella cosa molto bella. E alla fine c'era da scrivere una frase su un foglio, lasciarla, e poi ognuno avrebbe pescato il foglio di un altro. Sì. E allora il desiderio è un po' un augurio, che quello che ho scritto è più cuore nei giorni, che alla fine più siamo cuore nei giorni. Nei giorni. Quindi siamo tutti presi da tante cose, dal lavoro, aspetti molto concreti, materiali. E allora più cuore è una cosa di cui ricordarsi che non è poi così male. Quindi più cuore nei giorni. Sì, sì. Molto interessante. Se tu avessi un superpotere, cosa faresti per costruire un mondo migliore? Darei il potere di avere più empatia alle persone, la capacità di sentire quello che sentono le altre persone. Quindi, credo aiuterebbe moltissimo ad aiutare e a sostenere le persone che hanno bisogno. Ma tu hai avuto un mentore nel tuo lavoro o anche nella tua vita? Una persona che ti ha fatto cambiare comunque prospettiva, che ti ha segnata? Ne ho avuti diversi a vari livelli. Nel periodo dell'università e nel mio percorso lavorativo, due o tre direi, ognuno di loro in un modo diverso mi ha insegnato qualcosa, in una maniera molto settoriale, nel senso quello all'università ho avuto il preside, quello della nostra università, che è stato significativo sul mio percorso e quello interiore, quello di costruzione come individuo e come valori. Lavorativamente una delle mie prime direttrici, era il mio primo stage, era la prima volta che entravo in azienda, e lì ho capito l'importanza di avere una persona competente sopra di te ma anche al tuo fianco. E invece hai dei consigli da darci per superare o comunque affrontare le paure? La paura è un momento in cui semplicemente non siamo consapevoli, nel momento nel quale riesci un attimino a staccare. Ora arriva quando sei presa dalla preoccupazione. E la preoccupazione, se ci pensi bene, se vai a vedere un po' l'etimologia della parola, è preoccupazione. Ti stai occupando qualcosa prima del suo tempo. In realtà non stai facendo niente, hai solo paura, ti preoccupi. Vale la pena di occuparsi invece di quello che hai davanti. E quando te ne occupi non hai tempo di aver paura. Bello! Ah. Una mia collega direbbe sbello! Ok, perfetto. Senti, allora ancora un paio di domande. Sì. Se ti chiedessi qual è la tua rivoluzione? Rivoluzione? La tua personale rivoluzione. Credo che dovrei farla la mia rivoluzione. E credo che stia in quelle parole che ho detto prima. Più cuore nei giorni. Quello credo sia la mia rivoluzione che... Oggi arrivo a 40 anni, venerdì faccio 40 anni e ho dato priorità a tante cose, credo forse sia il momento di fare questa rivoluzione. E quindi è una rivoluzione copernicana, no? Il mio centro forse adesso deve fare qualcosa. Ma per esempio un'azione che faresti, perché uno dice la pace nel mondo, ma cosa faresti per mettere più cuore nei giorni?
No, a livello personale. A livello personale nelle piccole cose con quello che ti circonda, per cui significa, parlo prima di tutto nella sfera personale, famiglia, amici, persone, e poi perché no portarlo anche in azienda. Secondo me se le aziende hanno persone che portano un po' più di cuore dentro, anche sui temi sociali riescono a fare di più. Va bene, ti ringrazio tantissimo Nicolò, veramente, niente, speriamo di fare qualcosa insieme, grazie mille, grazie. Grazie. Ciao. Ciao.